vertice di maggioranza, dopo i vertici ad personam, arriverà, diciamo, prima del Consiglio dei Ministri, poi ci sarà il Consiglio dei Ministri. Come sappiamo, non è sulla manovra, ma noi sappiamo che i vari leader dei vari partiti che compongono la maggioranza stanno discutendo della manovra. Stanno veramente discutendo della manovra? È la prima domanda. E la seconda è, di conseguenza, questa manovra chiusa salvo intese diventa un'altra cosa? Oggi la riscrivono? Ma non stanno discutendo della manovra, la manovra è delineata nelle sue grandi linee, cioè sono circa 17 miliardi di nuovi debiti, cioè di manovra in deficit, e 12 miliardi di nuove tasse, perché questa è la sostanza, no? Sono 30 miliardi grosso modo e come ci hanno spiegato una parte si chiama flessibilità, cioè debito, non si rispettano le norme di bilancio, e l'altra parte si chiamano nuove entrate, cioè tasse. Quindi lo schema c'è, adesso si tratta di riempirlo, e siccome riempiendolo ognuno pensa che con quelle misure si scontenti una parte dell'elettorato, allora stanno cercando di rimediare, salvo intese. Per cui se prima sono state introdotte una serie di misure per la limitazione del contante, le multe per chi per i commercianti che non usino i sistemi elettronici di pagamento elettronico, la quota 100 per non scontentare le persone che vogliono andare in pensione un po' prima del limite fissato dalla legge Fornero, e tutta un'altra serie di misure, allora i singoli capi partito che compongono la maggioranza, cioè Renzi e Di Maio, stanno cercando di cambiare un po' delle norme che sono state introdotte nella finanziaria, cercando di recuperare credibilità nei confronti dell'elettorato. Ecco, però mettiamoci nei panni di chi ci segue da casa, no? Adesso la domanda che uno si fa è, ma quando l'hanno scritta questa benedetta manovra, tra l'altro pare anche con un certo numero di polemiche, di discussione eccetera, non c'erano, oppure se c'erano dormivano? Un po' l'uno e l'altro, nel senso qualcuno dormiva e non si è accorto di quello che stava facendo passare, della verità, e qualcun altro invece non c'era, perché al governo Renzi non c'è, ma c'è Teresa Bellanova, cioè la sua capogruppo, diciamo così, capodelegazione, e allora la capodelegazione quella sera stava, se vi ricordate, la riunione del Consiglio dei Ministri è finita alle 5 del mattino, Teresa Bellanova stava al telefono in continuazione con Renzi per cambiare le cose, perché Renzi non voleva una cosa, ne voleva un altro, e poi alla fine hanno trovato quella mediazione, salvo intese. Quindi qualcuno dormiva e non si è accorto di aver fatto passare qualche norma che poi gli è stata rinfacciata, qualcun altro invece non c'era, e quindi adesso si fa vivo e dice cambiamo le cose. E mi aiuta, direttore? Stanno riscrivendo la manovra, che però nel frattempo è già stata mandata a Bruxelles. Esatto, e rispetto alla quale ci arriveranno delle risposte.